Sì. Parliamo di calcio femminile. Parliamo di calcio femminile che, insomma, è uno degli obiettivi del rilancio del calcio femminile nell'agenda del presidente della Federcalcio da vecchio. Noi anche quest'anno al Galà del Calcio, l'Associazione Italiana Calciatori premia anche la miglior calciatrice del campionato italiano, la miglior calciatrice italiana. Vediamo la terna delle sì, vediamola. Pretendenti. Anzi, no, non la vediamo la terna delle pretendenti, perché non c'è, scusate. È unica. Ha sbagliato il conduttore, chiedo venia. Vedi, la terna non c'è. Ci ho secondato, vediamo. Non c'è perché, e sai perché non c'è la terna? Sorpresa. Perché la verità è che nel calcio femminile, da qualche anno a questa parte, c'è il pirlo della situazione, quello che vince sempre. Ecco, l'avevo detto che è della storia della... Ed è. La vincitrice è la Melania Gabbiadini. Buonasera Melania, pure tu vinci sempre, cioè, sei come Pirlo da questo punto di vista, complimenti davvero. Oh, viene a premiare Melania Gabbiadini, una, posso dire, collega perché è un'apprezzata collaboratrice di noi di Rai Sport, una ex calciatrice di ottimo livello nel campionato italiano femminile e anche colei che ha battuto, ha messo in fila tutti i maschietti che hanno partecipato al corso a Coverciano come direttore sportivo, e cioè Katia Serra. Buonasera Katia. Ciao. Allora Katia, vogliamo cominciare dall'ultima cosa che ho detto, dai. Che soddisfazione è mettere in fila tutti i maschi in una professione molto maschile, perché i direttori sportivi, prima sentivamo Marotta, non è che ce ne sono tanti, diciamo così, di direttrici sportive. E magari usiamo il nome direttora. Così, per cominciare anche a entrare ad usare un linguaggio diverso. Scusate, no? La direttora sportiva Katia Serra, allora, non la direttrice, no. Ilaria condivide, vabbè, d'accordo, no. Al di là del direttore. A parte le battute, in realtà è solo un corso e quindi è chiaro che poi bisogna mettersi alla prova. Sì. E quindi poi essere valutata successivamente qualora ci potesse essere un'occasione, ma al di là di questo... Io penso che in generale, no? Le donne che come me, come Melania, come tante altre nostre colleghe ci sono cresciute con il pallone tra i piedi, perché da sempre abbiamo avuto questa passione, è chiaro che ci piace l'idea di poter rimanere anche in questo ambiente una volta che è terminata la carriera, e poi sotto quale veste lo scopriremo nel tempo. Esatto. Si vedrà, perché tu insomma c'hai tanti ruoli, compreso quello di essere un'apprezzata nostra commentatrice. Melania, tu hai cominciato a giocare a pallone a 9 anni, sei la sorella maggiore di Manolo, giocavate pure insieme a pallone, sì. Gli menavi, insomma, dal punto di vista calcistico, no? Chi giocava meglio? No, beh, abbiamo 8 anni di differenza, quindi insomma lui era piccolino, quindi, no? Poi è cresciuto dopo. Cioè giocavi a pallette, come si dice, insomma, da questo punto di vista. Senti, c'è stata una delusione però, tu con il tuo Verona ti sei preso grandi soddisfazioni, però con la nazionale di Antonio Gabrini hai vissuto una delusione che, devo dire, ha vissuto anche il grosso pubblico, tanta gente a Verona in quella partita con l'Olanda che purtroppo è andata male, quindi è fallito l'accesso al mondiale. Sì, abbiamo incontrato una squadra importante e probabilmente ci siamo resi conto che qui in Italia siamo ancora un passo indietro, perché avevamo di fronte una signora squadra, quindi sicuramente bisogna lavorare tantissimo e crescere di più. Senti, altre due colleghe sono andate a giocare all'estero, tu non ci pensi mai a questo tipo di scelta? Ho avuto delle proposte, però ecco, per l'Italia. Allora, la premiamo Melania Gabbiadini, gli consegniamo il premio come miglior calciatrice nel 2014, bissa il successo dell'anno scorso. Un bel applauso a Melania, rimane da Katia Serra. E allora, la foto per i nostri... qua però, perché adesso, subito dopo un breve break pubblicitario, abbiamo da premiare anche l'attaccante centrale. E allora vorrei che ci foste qui per premiare colui che ha vinto questo ambito trofeo. A tra pochissimo, restate con noi al Galà del Calcio.
Allora, rientriamo in studio. Siamo arrivati alla premiazione dell'attaccante centrale. Sì. Vediamo il podio di quello che, diciamo, una volta veniva detto il centravanti, va? Esatto. Andiamo a scoprire la terza posizione con protagonista Giuseppe Rossi, qui, a cui va anche questa volta applauso come a un giocatore tanto bravo, tanto sfortunato, che speriamo venga recuperato prestissimo dal calcio italiano. Poi secondo posto va a Cerci, Alessio Cerci che è attualmente milita nell'Atletico Madrid, chissà che il mercato di gennaio non ce lo riporti in Italia. Forse. Vediamo chi ha vinto. Andiamo a vedere la prima posizione con la clip. Ha vinto Gonzalo Higuaín, l'attaccante del Napoli. Oh, io qua devo fare una piccola parentesi. Higuaín era tra gli ospiti, tra i premiati, doveva essere qui. Sappiamo che ieri il Napoli ha perduto la partita di Milano, il presidente De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro, diciamo così, punitivo, e dal punto di vista, diciamo, di quella che è stata la scelta della società, Higuaín non può essere stasera qui. Ce ne dispiace, lo diciamo francamente, noi siamo tendenzialmente, anche per il tipo di professione che facciamo, contrari al silenzio stampa. In questo caso ci dispiace ancora di più, perché questa era una festa del calcio, la festa dei calciatori. Non consentire a Higuaín di partecipare, secondo noi, è un errore. Il presidente De Laurentiis ci scuderà, ma noi diciamo le cose che pensiamo, sempre e comunque. Però non c'è Gonzalo Higuaín bomber del calcio maschile, c'è Melania Gabbiadini, bomber del calcio femminile, e anche la sorella di Manolo Gabbiadini. Siccome le voci di mercato danno per imminente, diciamo, l'arrivo a Napoli di Manolo, tu che mi dici? Niente. Non mi dici nulla, non parli di questo con tuo fratello, no, è possibile. Manolo adesso sta giocando per la maglia che indossa, quindi lo conosco e per ora. Ma ti piacerebbe vederlo con la maglia del Napoli, magari ma a fianco di Higuaín? Ma sicuramente per lui potrebbe essere importante, però. Io personalmente tifo per Manolo con qualunque maglia indossi. Certo, quello sicuramente. Tra l'altro protagonista con la Sampdoria di un campionato importante. Protagonista ieri Gigi, vado un attimo da Gigi Buffon, perché insomma è quello che ieri ti ha fatto un gol straordinario con un sinistro che è magico. Un giocatore importante da questo punto di vista. Beh, sicuramente. Io penso che in questo momento sia una delle migliori espressioni, ecco, dell'Italia, è uno, insomma, dei giocatori al quale ci aggrappiamo per il futuro, no? Perché alla fine non sono così tanti quelli che secondo me in questo momento hanno delle doti e delle qualità per poter far pensare che anche in futuro si possano imporre, e lui invece fa parte di questa schiera piccolina, minuta, però insomma ci sta molto bene. Assolutamente. Sì. L'ultima cosa però, ecco, tu voi della Juventus non ve lo troverete di fronte, comunque finisca l'operazione di mercato a Doha, perché eventualmente diventerà un giocatore del Napoli da gennaio. Vi troverete di fronte Higuaín e vi troverete di fronte un Napoli deluso, ferito, arrabbiato. Quanto lo temete per la partita di Doha del 22, che sarà trasmessa in Rai? Ricordiamo che avrà il dopo partita nel processo del lunedì prossimo. Lo temiamo molto, perché secondo me, ma anche secondo gli altri miei compagni di squadra, pensiamo che il Napoli sia una squadra da partita secca e da partite importanti. In questi due anni di partite e di gare fondamentali penso che abbia sbagliato solo quella di ieri a Milano. Tutte le altre con squadre di blasone ha sempre fatto gara e spesso e volentieri ha vinto, per cui è una squadra molto temibile secondo me nella partita unica. Vedremo come andranno le cose a Doha. Complimenti a Gonzalo Higuaín, che comunque ha vinto come centravanti, come punta centrale di questa super squadra del Galà del Calcio 2014. Grazie a Melania Gabbiadini, grazie alla direttora sportiva Katia Serra. Buonasera. No, non sbaglio più, per carità, direttora. Prego, direttora, si accomodi. Facciamo un applauso. Grazie. Allora, invito la collega, ti lascio. Eh sì, perché siamo arrivati a completare l'attacco, insomma.